Prima di cominciare vorrei solo dire una cosa. Il Pokémon che tanto ho decantato 2 video fa, la famosa sesta ultra creatura, non è altri che Celesteela, o Celesteela, o come vi pare chiamarla, però è esclusiva di Pokémon Luna. Io credevo che fosse per tutti e due i giochi, invece è esclusiva. Detto questo, Shadow Teguccio e ben ritrovati dal vostro Android Incrontone in questo nuovo video per Pokémon Sole. Dunque, oggi andrò davvero a catturare l'ultra creatura che mi manca, ovvero Voracitas. Dunque, ho letto che è molto facile catturarla e quindi ho preferito fare una cosa, andare praticamente qui, cioè vorrei preferire fare una certa cosa. Praticamente andare all'albero della lotta, non sfidare né rosso né blu, tanto sfiderò rosso, è inutile. E questa cosa di sfidare rosso e poi dopo andare alla fine all'albero della lotta la farò nel prossimo video, dopo quello di Voracitas. Diciamo che la prendo come una subquest, ok? Ora, prima di arrivare ovviamente al Prato di Pony, mi sembra si chiami. Mi sembra che devo attraversare la costa. Non mi ricordo di preciso dov'è perché sinceramente ho visto con la mappa e quindi non so di preciso dove si possa trovare. Ma non mi sembra fosse qua praticamente. Se non sbaglio è alla Grotta Climax che appunto si trova in un posto un pochino più impervio. Allora, dovrei andare qui praticamente, sì. È il Prato di Pony, allora ho detto bene. Oh, qui, praticamente qui si trova la Grotta Climax. Wow. Ho addirittura un Probopass. Ciao. Che dolce mio Probopass. Una volta mi sono fatta male e lui mi ha portato in città in braccio. Praticamente quello che si dice a ciacciacolla. Allora, Rotom, fammi fare la foto. Su, e dai. Ok. Poi che mi sono attivo. Non mi preme, non mi preme. Non so perché. Ah, c'è un Ribbon B. Bella, perfetto. Mi va bene così. Che poi che cavolo ci farò mai con queste foto? Dunque, questo è per Oricorio per farlo diventare viola. Ah, ok. Bello quello viola. Molto carino. E questo? Viola. Vabbè. Un po' ripetitiva la cosa. Dunque, qui si può andare a prendere lo strumento. La cosa bella è che non crolliamo se stiamo su Tauros. Cioè, Tauros pesa e quei rami riescono a tenere il peso di Tauros. Io dico, ok, mi va bene. Ah, ok, dovrò andare lì per forza. Beh, anche perché c'è la cellula di Zygarde. Qui non c'è niente? Davvero? Strano. Eh no, io non mi fido. Non c'è niente davvero. Game Freak, perché mi devi ferire in questo modo? Io andavo a colpo sicuro. TM. Oh, vampata! Quanto mi piace la TM vampata. È una delle mie TM preferite. Qui neanche? Game Freak, mi stai deludendo? Ah, devo andare qui. Hoppla. E hoppla. E cellula. Non so perché, ma nello scorso video mi è sembrata gialla una. Forse ci sono delle cellule di colore diverso che stanno a indicare i vari colori che ha Zygarde sul corpo. Ovvero rossa, blu, verde e gialla, mi pare. Praticamente i colori che si danno alla televisione tanti anni fa. Oh, come tentativo di fuga fallito, you bitch? Ah, beh, insomma. Facciamo una cosa, do il repellente. Tanto ce n'ho tanti. Magari servirà poco, ma intanto lo uso. Potrei andare anche con Tauros, ma voglio godermi il viaggio. Eccolo, penso che ci siamo, eh. Caverna Climax. Senti già che bei suoni, proprio di Pokémon incazzati. Corri, corri, ragazzo, laggiù. Pam, pam. Dove devo andare, però? Oh, allenatori, che palle. Voglio solo catturare Voracitas, io, per favore. Ah, ok. Devo per forza scendere da qua. E devo per forza affrontare gli allenatori. Ma perché devono esserci allenatori anche qui?
Non hanno paura di sentire quei suoni abominevoli che escono dalla grotta, dal fondo della grotta? Non hanno paura. Ok, allora li affronto e li distruggo. Volevo farle vedere il mio cavallo, ma insomma, sarebbe un po' equivoca la cosa. All'apparenza sono una giramondo, ma sai, l'apparenza a volte inganna. È lei, Zagarde, è lei! C'è uno Zagarde in disguise! No, non è. Ok, è una giramondo. Incrocolpo, Taiga! No, incrocolpo è forte, ma... No. No, non far dimenticare, no. Siamo troppo forti, non ne ha potuto fare molto, e meno male. Cavolo, con un solo attacco. No, perché mi sbaglio sempre i Pokémon? Ok, qui cosa c'è? Usare un altro repellente? Sì. Non so se si possono incontrare Pokémon selvatici, ma intanto lo teniamo attivo, tanto. Che ci frega a noi. Inoltre, Zygarde, Voracitas è un Pokémon che non ha un suono. Cos'è una montagna? È una risposta per me, non ha un suono nel senso, quando arrivi da lui, non c'è la musichetta dell'ultra creatura che ti avverte e dice, oh, qua ci sta il Pokémon, eh. No, lui compare zitto. Il che secondo me è meglio. E anche questa è fatta. Allora, a questo punto, io direi, qua non c'è altro, maledetto. Andiamo di qua, allora. Oh... Eh sì, è lì. Allora un attimo solo, andiamo di qua prima. E vabbè, scendiamo. Mamma mia. Ok. Ah, si può andare di qua, ok. Ok, Pokéball. Fissa campo. What's? Fissa campo. Se un Pokémon ha questo strumento, l'effetto di una nostra mossa che o abilità che modifica il campo della lotta dura più a lungo. Ah, quindi probabilmente lo useranno in combo con Tapu Fini. No, Tapu Lele. È Tapu Lele che quando entra in campo a psicocampo, mi sembra si chiami, e praticamente le fa usare campo psichico e probabilmente le daranno anche questo strumento per farlo durare più a lungo. Cosa? Ma non doveva esserci la musica! Ho letto che non c'era la musica. Strano. No, mo so da chi andare a rompergli il culo ora. Come ho detto, la catturerò direttamente con la Ultra Ball. Cioè, con la Uchiball. Cioè, almeno ci provo. Poi vedo se proprio non va, faccio qualche danno e poi ci provo a catturarla. Ecco, praticamente, è così ragazzi, è così. Il tasso di cattura è altissimo con le Uchiball per le ultra creature. O meglio, è la Game Freak che ha fatto in modo, Guzzlord si chiama, sì, che ha fatto in modo che si potessero catturare in modo più semplice possibile, un tasso di cattura altissimo hanno. Mentre i Tapu hanno un tasso di cattura un pochino più basso. Pokémon divora tutto. Stando alle testimonianze è in grado di divorare intere montagne e di inghiottire edifici in un solo boccone. È una delle ultra creature. Vuoi dare un soprannome a Guzzlord? No. Vai a fare rapporto a Bellocchio. Oh, cosa c'è qua? Ah, una cellula, ok. Perfetto. Oh, io ho letto che non c'era il suono. Poi non so se la gente quando commenta è stupida. Io non ci posso fare. A caso. Totalmente a caso. I Pokémon che fanno versi. Niente. Quindi questa era l'ultima ultra creatura. Io direi di andare anche a controllare la fine dell'avventura di Bellocchio. FIFA Sfera. Vabbè, preprende per sbaglio, l'ho usato, ma se avessi una fune di fuga non manca mai nel mio inventario. Eccola, infatti, ce ne ho 7 addirittura, pensa un po'. Io da quando ho più o meno 12-13 anni
Porto sempre delle fune di fuga con me nello zaino a ogni inizio avventura. Non lo so perché, ma è una cosa che faccio sempre, quindi mi è rimasta. Ok, andiamo da Bellocchio. Allora, vediamo la fine delle avventure di Bellocchio, delle ultra creature e anche di Alberta, che probabilmente non so cosa le accadrà, ma qualcosa le accadrà sicuramente. Dunque, se non sbaglio, era qui Bellocchio. Sì. Ehi, ciao. Ho fatto dei progressi. Magnifico, ce l'hai fatta, richiamo subito il capo. Eccoci qua. I dati sull'ucciso sono stati trasmessi sia alla centrale cacciceria. Ok. È finita, capo. Sì, tutte le uccise sono state catturate. Grazie davvero per tutto quello che hai fatto, Andrea. Andrea? Con quale voce? E grazie anche a lei, Bellocchio. No, io ho solo fornito supporto a voi due. La grande impresa è stata tua, è stata sua e di Andrea. Sua, lei, sì, insomma, è da lei. Per festeggiare la fine di tutte le missioni, finalmente posso portarvi a cena. Aspetti! Che c'è, capo? In una storia lieto fine non può certo mancare il banchetto finale. Visto che era la nostra ultima missione, dobbiamo andare all'Eder Paradise. Dobbiamo comunicare alla signorina Ciceria che abbiamo completato la cattura delle UC. Ah, giusto, dobbiamo anche ringraziarla per il Cheeball. Andremo all'Eder Paradise per fare rapporto alla signorina Ciceria. Vuoi raggiungerci quando sarai pronto, Andrea? È ora di andare al laboratorio segreto nei sotterranei dell'Eder Paradise. Ci vediamo lì, Andrea. Ma perché? Siete cattivi con me, perché? Mi guardate come se io fossi una ultra creatura? Pipa! Ehi, siamo ai laboratori segreti. Chissà dove devo andare. Vabbè, intanto vediamo qui se c'è qualcosa. So che ci c'è nell'altro laboratorio. Continuerò a proteggere questi Pokémon addormentati finché non troveremo il modo di reinserirli nel loro ambiente naturale. Li prendi per la collottola e li porti nell'ambiente loro e poi li lasci. Se sono dei Gyarados, allora. Ciao, tanti saluti. Ciao Andrea, ti stavamo aspettando. Oddio, che ha fatto Alberta? Ah no, niente. Grazie per essere venuto, Andrea. Per prima cosa lasciatemi dire che avete fatto un ottimo lavoro nel catturare le UC. A nome di tutta la fondazione, grazie di cuore. Ora tutte le UC provenienti dall'ultravarco che si è aperto nell'incidente sono state prese in custodia. Siamo noi a dover ringraziare lei, l'aiuto che ci ha dato con le UC Ball è stato fondamentale. Mi fa piacere che la triste eredità che dobbiamo alla nostra direttrice vi sia tornata utile. Grazie a voi due. A noi tre. Sì, certamente, anche l'agente Bellocchio è stato di grande aiuto. A proposito, Bellocchio è partito prima di me, ma non è ancora arrivato. Avevo detto di incontrarci qui. Cosa sarà successo? Eccolo là. È una catastrofe. Non ci sono più posti disponibili. Doveva dirlo almeno un'ultima volta, eh? Il ristorante è occupato. Chiedo scusa, ormai è un'abitudine. In ogni caso, è veramente una catastrofe. È per questo che è arrivato così in ritardo? Deve essere successo qualcosa di grave. Sì, mentre venivo qui sono passato a Mele Mele per comprarvi le famose malasande come piccolo gesto di ringraziamento. Appena uscito dal negozio ho alzato per caso gli occhi al cielo e... L'ho vista! Una misteriosa forma nera che ha attraversato il cielo azzurro di Alola. Ma la cosa più importante, più strana è che nonostante fosse nera brillava. Come fosse uno Splendor? Splendor? Potrebbe proprio essere un UC, anzi non c'è alcun dubbio che fosse un UC. Possibile, eppure non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione dalla centrale. Non preoccupatevi, non penso fosse un UC. La Polizia Internazionale e tutti i 100 membri della nostra fondazione hanno condotto ricerche sugli UC in parallelo alle vostre attività. Ne sono state individuate altre UC oltre a quelle. Non sono state individuate altre UC oltre a quelle già catturate. Sembra che possiamo stare tranquilli allora. Ah, sì? Allora il cielo di Alola con la sua luce brillante deve avermi giocato uno scherzo. Non sarebbe poi così strano, il vostro è stato un incarico molto impegnativo. Anche lei deve essersi stancato un bel po', agente Bellocchio. Beh, per se questo è vero, in effetti non mi dispiacerebbe rilassarmi per qualche giorno. Allora le farà piacere sapere che abbiamo ottenuto le ferie. Ho appena ricevuto la comunicazione dalla centrale. Oh, le ferie? Evviva! Le vorrei anch'io. Siamo liberi fino alla prossima comunicazione, potrebbe cogliere l'occasione per riposarsi. Io resterò qui e visiterò Lola.
Ora che la missione è conclusa, non vedo l'ora di fare un bel giro turistico. Credo anch'io che resterò qui per una dettagliata rassegna gastronomica. Mi gira la testa a pensare a tutti i ristoranti e i locali in cui voglio andare. Potrei cominciare dal ristorante Girasogno. Girasogno. Oh no! Dovevamo vederci lì! Cosa? Ha un appuntamento galante? Non dica assurdità! Dovevo andare a mangiare col signor Augusto, visto che ci ha aiutato tanto. Capisco. Quindi divertitevi, io scappo. Grazie ancora, Andrea. Spero di rivederti presto. Ok. Grazie anche da parte mia, Andrea. Il tuo aiuto ha evitato che il capo finisse in guai seri. Questi sono per te, in segno di ringraziamento da parte della centrale. Oh. Wow. Beh, è ora che vado anch'io. Sono al motel di Mele Mele per qualche giorno. Quando hai tempo, passa pure a trovarmi. Cazzo. Ah, Alola risplende radiosa. Quella cosa nera gigante era ovviamente Necrozma. Dimmi, Andrea, come posso aiutarti? In nessun modo. Quindi, Q, già anche questo episodio si conclude qui. Spero vi sia piaciuto. Ah, nel prossimo andremo ovviamente ad affrontare Rika e poi dopo Rosso, perché Rosso, vabbè, è ovvio che io affronti Rosso e non Blu. Quindi vi ricordo che come in ogni video nella descrizione trovate il link alla pagina di Facebook e anche alla pagina di Twitter e se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!